Grazie, Presidente, sono contento di essere arrivato in tempo per poter rappresentare il mio pensiero rispetto a questa variazione che credo di poter condividere con moltissimi colleghi. E dunque, come sappiamo, la variazione del 30 novembre è l'ultima opportunità che nella gestione dell'esercizio del bilancio l'amministrazione ha per porre diciamo, rimedio a quelle che le vicende che girano intorno alla vita dell'amministrazione stessa causano e provocano per mettere evidentemente sullo sfruttamento al meglio dei fondi a disposizione. Il collega Di Palma ha centrato molto il suo intervento su AMA, per cui non mi dilungherò sul discorso di AMA, su cui è auspicabile al più presto un'approvazione definitiva dei bilanci, perché ricordo che i bilanci approvati sono esclusivamente opera dell'amministratore unico, in questo caso, non essendoci un consiglio di amministrazione, e che quindi sono sottoposti alla volontà del socio che in giunta li deve approvare per renderli effettivi e poi nell'assemblea dei soci ratificarli. Quindi attendiamo con attenzione e auspicando che arrivi presto questa approvazione, anche perché in questa variazione ricordiamo che mettiamo a disposizione di AMA per quella che di fatto è una ricapitalizzazione per la copertura dei debiti, quindi per dare solidità all'azienda 50 milioni che rappresentano anche per un'amministrazione come quella capitolina sicuramente uno sforzo di primo ordine. Per cui ci auguriamo che diciamo, questa vicenda si chiuda al più presto. Su questa variazione, allora innanzitutto ringrazio l'assessore Lemmetti che anche nelle commissioni è sempre presente da una parte a rappresentare quello che è il lavoro sui conti fatti dall'assessorato e dalla ragioneria e devo dire anche a rappresentare quelle che sono le scelte che ovviamente maturano anche al di là di quelle che è il suo ruolo, perché chiaramente il compito istituzionale di garantire l'equilibrio, ma soprattutto altri assessorati. Questo è un anno particolare in cui sicuramente l'amministrazione non ha potuto esercitare appieno quello che è il suo ruolo. Tuttavia, credo sia diciamo obbligatorio segnalare alcune particolarità su cui è doveroso lavorare in questi mesi che mancano alla fine di questa amministrazione, anche in prospettiva per le amministrazioni future. Mi riferisco in particolare al fatto che in questa variazione troviamo un taglio di opere significativo, se non ricordo male, circa 70 milioni, e anche rimodulazione su altre opere che vengono ripianificate anche negli anni successivi. Allora, questo io credo che sia un problema che abbiamo trovato anche negli anni scorsi. Da una parte la disponibilità di una quantità di fondi significativa, perché anche quest'anno sul titolo secondo avevamo a disposizione circa 1 miliardo e 100 milioni. Per ciò che mi risulta, alla fine di novembre, o comunque insomma quasi alla fine di novembre, di questo 1 miliardo e 100 milioni purtroppo non siamo riusciti ad impegnare una parte consistente. Ci auguriamo che
una parte del non impegnato possa essere comunque iscritta al fondo pluriennale vincolato entro la fine dell'anno per poter utilizzare poi i fondi successivamente. Però questo è sicuramente un aspetto su cui è necessario lavorare e approfondire, avere anche un controllo maggiore su quelli che sono poi i centri di spesa affinché questi fondi vengano utilizzati, pur comprendendo che nell'attuale situazione anche portare avanti questi interventi potrebbe essere stato complicato, però questo è sicuramente un qualcosa su cui è necessario lavorare perché da una parte si fanno degli sforzi per mettere a disposizione dei fondi sanando quelle che sono le situazioni di criticità rispetto ai conti, poi dall'altra non si riescono sempre a spendere e questo non è un bene perché ovviamente non si traducono in opere per i cittadini e su questo credo che sia importante lavorare. Un'ultima cosa, Presidente, chiudo. Io avevo chiesto in Commissione bilancio che rispetto alle decisioni che erano state prese proprio relativamente a tagli di opere, insomma, quindi a tutta questa situazione, si potesse discutere con gli assessori competenti per comprendere e far comprendere anche ai consiglieri della Commissione e nel senso più allargato, a tutta l'Assemblea, quali fossero le ragioni e quali fossero gli interventi correttivi che si intendeva mettere in campo. Questo purtroppo per, diciamo, i tempi molto ristretti per la lavorazione di questa commissione non è stato possibile, però io ritengo che in futuro e comunque eventualmente anche nella predisposizione del bilancio di previsione 2021-2023, questa attività, diciamo, di comunicazione, di colloquio fra gli assessori maggiormente investiti di questo ruolo e i consiglieri sarà auspicabile e quindi da poi mettere in campo per avere una programmazione più condivisa e attenta. Grazie Presidente, finisco qui.